E adesso vediamo l'oggetto del nostro consiglio comunale. Scioglimento della convenzione segreta, come dicevi Dante, Camuno, Verza Inferiore, Osso Merozio, approvato con deliberazione del consiglio comunale numero 31-18 dicembre del 2009. E sostanzialmente passiamo a sciogliere la convenzione che era stata oggetto per la gestione, per l'utilizzo del segretario. Tra i comuni di Cividate Camuno, Ossimo Lozio e Verzo Inferiore. Sostanzialmente è propedeutico alla delibera successiva e allora faccio un unico intervento. Diciamo che tra i comuni di Cividate Camuno, Ossimo Lozio, Verzo Inferiore ed Esine abbiamo trovato una convenzione per l'utilizzo della figura del segretario, una convenzione. Diciamo che la grossa novità è l'introduzione all'interno della convenzione del comune di Esine. Ovviamente, a fini pratici, il comune di Ossimo ci guadagna, nel senso che la quota parte delle spese per la gestione del segretario ovviamente viene suddivisa non più in quattro comuni, ma in cinque. Basta, io non saprei che altro, ma la quota di comuni in cinque, sì. Confidenza, Esine, giusto? No, sempre Cividate. Diciamo che noi comunque come tempi avremo sempre un pezzetto del pomeriggio, del martedì, del giovedì e il sabato mattina. Ovviamente abbiamo cercato di andare incontro anche al comune di Esine che ci ha fatto la richiesta, anche perché tra l'altro lui era stato assegnato dall'agenzia un altro segretario e lui ha trovato l'accordo con noi, tutti i comuni d'accordo. Purtroppo non abbiamo fatto in tempo ad inserirlo nel precedente consiglio di 15 giorni fa perché non era ancora ben definita la cosa e Esine sostanzialmente non era pronto con la convenzione da sottoporci. E pertanto abbiamo dovuto fare questa seduta straordinaria tra l'altro quest'ora. Dunque io mi scuso nuovamente se vi sono richieste o integrazioni da fare. Se la lo sanno, ma penso su questo discorso qua perché abbiamo discusso anche con altri comuni che avevano pressato per trovare un accordo bravo, forse anche altri, sì, sempre. Sono convinto che ovviamente è una cosa che spetta, specialmente al sindaco, che amministra, è giusto che venga fatto, però sicuramente è vero che il prossimo risparmierà, però il tempo che dedica il segretario avendoci lo comune sarà sempre di meno e io sono convinto che già i quattro che erano prima erano già pesanti, però ecco, questo è un po' il mio. Ma siccome poi è una cosa prettamente di rapporto del sindaco ma comunque dell'amministrazione che governa, mi sarà di estensione, però ecco, tutta cosa qua il segretario si ricorderà che comunque secondo me un segretario con 4 sono già tanti, con 5 sono ancora di più e se riusciamo a limitare sa sempre meno e i suoi impegni sanno sempre di più. Ho un po' di avversità sul fatto che poi si porterà avanti bene un po' di affermare le cose che fa, ovviamente ripeto con dovuta estensione perché è una cosa veramente nostra. Giusto per chiarire l'intervento del consigliere, io ho ancora più perplessità tua, nel senso che tra l'altro quando siamo arrivati a maggio il segretario aveva a scavalco complessivamente 13 comuni. Purtroppo c'è anche da giustificare questo, nel senso l'agenzia ovviamente fa i suoi conti senza magari tenere in considerazione il territorio e spesso e volentieri ci troviamo di fronte a comuni che purtroppo non riescono a trovare un segretario e lo sono in ufficio.
mi sento di difendere la questione di Esine, perché a Esine era stato assegnato tale Stanzoni, che è quel segretario che ha avuto grosse difficoltà. Il comune di Esine è venuto dai quattro comuni in convenzione: Cilidate, Ossimo Lozio e Berzo Inferiore, in ginocchio, chiedendoci l'utilizzo in convenzione del segretario per evitare spiacevoli inconvenienti, perché al di là che io non lo conosco, non voglio giudicarlo, anche perché non ho le competenze, però ci ha chiesto di toglierlo da questo, diciamo, con spirito di solidarietà. Abbiamo accolto questa richiesta. Vi assicuro che tutti i sindaci erano perplessi sul fatto di suddividere ulteriormente l'utilizzo del segretario, ma d'altra parte anche uno spirito di solidarietà dei sindaci ha puntato a questa cosa. Dunque, ecco, il nocciolo della discussione è proprio solamente questo. E vi assicuro che non più tardi di una settimana fa altri due comuni ci hanno chiesto in ginocchio di entrare in convenzione, anche però per logiche ragioni di tempo, di energie e di risorse abbiamo dovuto tergiversare, perché noi di Capo di Ponte e c'è di là la richiesta, e il comune di Angolo ha fatto la stessa identica richiesta, ma proprio pressando, facendoci capire in che situazione li stavamo mettendo. Noi però ho perso un contributo volontario la liberalità, il ecco, dunque per il cartellino. Ecco, ci tengo a dire che abbiamo ascoltato un grido di aiuto. Un segretario con 5 comuni, sono tanti, già 4 secondo me, perché comunque ovviamente sono cose che bisogna, io dico che ho passato per tempo da ore, che mi sono a casa per chiedergli di spiegarmi di la convenzione, però alla fine ero resistito, perché comunque mi sembrava che già la possibilità che avevamo di usare, di usufruire, diciamo, di servizi, di sapere scegliere, era già poca, ecco. Non per questo mettendo sul lavoro, anzi, però non potremmo, non ci può più, se ci anche vero che il segretario ha garantito nell'ambito della convenzione, è vero, siamo in 5, ha mantenuto i giorni di impegno che avrebbe qua, comunque questo anche minore di quello delle mare passerebbe al più virgolette, ma il segretario Ossimo ormai va bene, perché comunque l'ha accolto per fare un po' tutto noi che volevamo. Io non magari pensavo mandiamo un istituto segretario, poi invece vediamo tutti ciò che c'è, cioè, più pratico che pensavamo noi. No, comunque penso che riuscire a garantire lo stesso impegno, il fatto di solo per la soluzione dei 13 comuni è i 5 sono gestibili anche in maniera razionale, 13 era penso gestibili, quindi penso che sia una buona soluzione, insomma. Allora ha fatto un piacere al comune di Esine, che sicuramente ce ne ha bisogno. Cioè, è solo in questo senso. Sì, no. Allora, io vorrei, in votazione, se non mi sono ulteriormente attento, vorrei in votazione il punto numero 2 del Consiglio, scioglimento convenzione di segreteria tra i comuni di Cilidate, Campo Verso, Inferiore, Ossimo e Lozio, approvata con deliberazione Consiglio Comunale 31-18 dicembre 2009. Favorevoli? Sì. Immediate esecutività favorevoli? Sì. Astenuti? 1.